Sono Andrea, ho 17 anni e quest'estate ho partecipato, grazie all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, al programma estivo di Interculture in Giappone. Le cose che mi sono piaciute di più di questa esperienza sono sicuramente l'aver costruito un rapporto con la mia famiglia ospitante, l'aver conosciuto comunque persone nuove e soprattutto anche la cultura, che è diametralmente opposta alla nostra. Consiglierei questa esperienza a tutti quanti. Viaggiare, per quanto mi riguarda, è una delle cose più belle che si possono fare. E poter soprattutto costruire un rapporto con persone nuove è assolutamente fantastico, mi sono divertito davvero tanto. Durante la mia esperienza all'estero ho avuto la possibilità di vedere molti posti e anche di viaggiare, soprattutto con la famiglia ospitante. Si può comunque imparare la lingua, si va a scuola di lingua insieme ad altri ragazzi provenienti da tutto il mondo, nel mio caso c'erano molti ragazzi americani con cui ho potuto stringere nuovi legami. Inoltre in Giappone ci sono tantissime città e la possibilità di vedere anche molti luoghi sacri che sono sparsi dappertutto in Giappone ed è davvero fantastico vedere come sono tutti quanti differenti. Ho avuto la possibilità anche di vedere la capitale, abbiamo passeggiato per le strade di Tokyo. Io sono stato in una famiglia giapponese composta da 3 membri, ovvero mamma, papà e un fratellino piccolo di 8 anni. La casa giapponese è simile alla nostra, almeno quella in cui sono stato io, però c'è una differenza importante, ossia quella della sala da bagno, diciamo, in quanto comunque i giapponesi hanno un metodo differente dal nostro per lavarsi. Infatti hai uno sgabellino in cui ti siedi, ti insaponi e ti lavi, e dopodiché loro hanno una vasca da bagno dove si, tra virgolette, rilassano in quanto si sono già lavati e l'acqua è pulita. Infatti ogni persona della famiglia utilizzerà la stessa acqua.